Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Bene, amici, abbiamo ascoltato questa bella lettura di San Paolo, dove compare forte il contrasto tra l'essere schiavi, come era il regime dell'Antico Testamento, e l'essere figli, come è la vita di coloro che sono stati battezzati in Cristo, quelli che possono chiamare Dio non soltanto Padre, ma addirittura Abba, termine che in ebraico, come è noto, significa appunto papà. Questo non è certamente un modo per diventare in qualche modo eccessivamente confidenziale nei confronti del Signore, perché la confidenza è sempre la madre della mala creanza, ma indica un atteggiamento interiore profondo, che o c'è o non c'è. Un atteggiamento che appunto non vuol dire indebita confidenzialità, perché Dio rimane sempre Dio. L'atteggiamento da avere dinanzi a Lui è sempre quello di una profondissima umiltà, un senso di grande indegnità, uno spirito di profonda adorazione e contemplazione della sua ineffabile grandezza, del fatto che ci trascende infinitamente, che non possiamo conoscerlo tutt'altro che perfettamente in questa vita. È sempre al di là, al di sopra di tutto ciò che possiamo dire, conoscere, credere e pensare di Lui. Tuttavia, siamo Suoi intimi. I figli possiedono i beni del Padre, vivono nella casa del Padre come a casa propria. Stanno a proprio agio con il Padre. Considerano il Padre in maniera familiare. I beni del Padre sono i beni del Figlio, le proprietà del Padre sono le proprietà del Figlio. Se muore il Padre, ereditano tutto il patrimonio paterno. Se siete figli, siete anche eredi, diceva San Paolo. Ecco, sarebbe una cosa molto buona se tra poco, nel silenzio della nostra preghiera, davanti a Gesù, ci chiediamo, davanti a Lui, io sto a mio agio davanti a te, sto in casa tua come se fosse casa mia, cioè vivo in questa unità profonda con te, sempre, dovunque e comunque. Posso dire che tutto ciò che è tuo è mio e tutto ciò che è mio è tuo. Se la risposta fosse affermativa, amici miei, beati noi, perché prima di poter rispondere affermativamente a questa domanda ce ne vuole un po'. Allora, qui chiaramente San Paolo parla nel contesto della prima comunità cristiana, dove, come sappiamo, era molto forte, molto alto il fervore. Se leggiamo gli Atti degli Apostoli e anche le lettere paoline, noi un pochino ce lo sogniamo, lo spirito della prima comunità cristiana, cioè gente che vendeva tutto e portava il ricavato ai piedi degli Apostoli perché potessero essere aiutati i poveri, comunità in cui c'erano carismi straordinari, i doni delle profezie, delle lingue, del discernimento degli spiriti, dei miracoli, come San Paolo ci dice nella prima lettera ai Corinzi. Quindi, ecco,
Diciamo che quello che il Signore ha fatto nella storia della salvezza, cioè prima di essere figli, il suo popolo sono stati schiavi, tutta la lettera ai Galati si basa su questo, no? Quindi c'è sullo scarto che c'era tra la vita degli ebrei nell'Antico Testamento e la vita dei figli di Dio. Abbiamo già visto nelle precedenti meditazioni, no? Come San Paolo ha combattuto e ha vinto la battaglia per non far passare i cristiani attraverso la circoncisione. Cosa sacrosanta. Ecco, però Dio non fa le cose tanto per farle, quindi si è fatto passare gli uomini prima di giungere al battesimo attraverso la legge di Mosè, un motivo c'è ed è un motivo che rimane per sempre ed è quello che dobbiamo portarci, credo, a casa con questa meditazione, cioè nessuno diventa figlio e nessuno vive da figlio se prima non ha imparato a servire Dio. Prima di vivere nella divina volontà, direbbe la serva di Dio Luisa Piccarreta, bisogna imparare a farla. Fuori di metafora, come si può pensare di vivere in intima comunione con Dio? Le mie cose sono le tue cose, i miei pensieri sono i tuoi pensieri e viceversa, se per esempio in maniera grossolana io ancora trasgredissi qualcuno dei suoi comandamenti. È chiaro che non esiste, no? Ce lo insegna anche il Catechismo che se io commetto un peccato grave, perdo la grazia di Dio. Abbiamo imparato il Catechismo, no? E che cosa ci fa la grazia di Dio? La grazia di Dio è ciò che fa vivere la vita stessa di Dio dentro la nostra anima. È appunto in forza della grazia di Dio che noi possiamo osare, come la liturgia della Chiesa ci ricorda, rivolgersi a Dio chiamandolo Padre, no? Perché siamo stati fatti figli nel Figlio. Ma questo status non è uno stato che, vabbè, una volta che sono battezzato ce l'ho e posso fare quello che mi pare che lì rimane. No, non funziona così. Basta un solo peccato grave, come la Chiesa ci insegna, per perdere la grazia. E purtroppo, e questo ce lo dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, l'abbiamo già in parte meditato con la messa di questa sera e con le riflessioni dopo il Vangelo, che succede quando si cessa di essere figli di Dio? Cosa dice Gesù ai farisei nel seguito del brano che abbiamo ascoltato nel Vangelo di questa sera, l'ho accennato durante l'omelia? Che loro sono figli di Satana e poi sono pure offesi, Ma non c'è tanto da offendersi, perché se cessiamo di essere figli di Dio, quindi che perdiamo la grazia, col peccato grave, diventiamo figli di Satana. Tutti ci hanno un po' paura, quei pochi che ancora ci credono, di ritrovarsi posseduti. C'è tanta gente che non vuole neanche sentire parlare né di diavolo né di possessioni, perché si spaventa. Nonno Dolleonà, parliamo di qualche altra cosa, che questi discorsi mi fanno un po' impressione. Per carità, va bene, meglio che ti facciano l'impressione. Ma essere posseduti da Satana, come è noto, è cosa che non capita troppo spesso. È cosa non ordinaria, quantomeno. Ecco, si chiamano le forme di azione straordinaria del diavolo. Ma se io vi dicessi invece essere figli di Satana è una cosa ordinaria o straordinaria? Ahimè, è cosa molto comune, perché una persona che non va a messa la domenica, anche se tu glielo vai a dire, si offende nella migliore delle ipotesi, oppure gli prende un infarto nella peggiore delle ipotesi, non andare a messa la domenica senza che ci sia una grave necessità è un peccato mortale.
E chi lo fa, amici cari, che succede? Perde la grazia di Dio, e se perdi la grazia di Dio, come i grandi santi, penso a un padre Pio, senza troppi peli sulla lingua dicevano, se perdi la grazia di Dio che succede? Che entri in grazia di Satana. Che succede? Questo succede. Capiamo allora, no? Quindi è bellissimo vivere da figli e la vita cristiana tende a questa perfezione, no? Quindi che Dio diventi il nostro tutto, più intimo a noi di noi stessi, come già Lui è, ma anche se noi ce ne dimentichiamo, Dio è così, Dio è più intimo a noi di noi stessi. E è il nostro tutto, è la nostra vita. Però perché questo sia realtà in noi, è necessario anzitutto obbedirgli in tutto, come un servo fa con il suo padrone. Del resto, quando si insegnava il catechismo che adesso tanti attaccano perché è troppo nozionistico, dicono così. Sì, troppo nozionistico forse, ma certamente molto chiaro. Ovviamente sto parlando del catechismo di San Pio X, c'era un bel numero che era il numero 13 o il 14, non ricordo. Dice, Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, amare è un atteggiamento proprio dei figli, e servirlo però anche in questa vita e poi goderlo nell'altra. Amare e servire Dio sono due cose che sono come due atteggiamenti circolari, no? Più lo amo e più lo servo, ma è anche vero che più lo servo, cioè più cresco nelle virtù, e più lo amo. Sono due movimenti che si rimandano l'uno con l'altro, no? Sono anche le due forme del timore di Dio, no? C'è il timore servile, cioè quello che teme Dio in quanto teme la sua giustizia, sa che il Signore i peccati, anche se questo oggi è diventato una cosa che non si può più dire, ma io ovviamente la dico perché è cosa che è stata sempre detta, teme Dio perché se pecchiamo meritiamo i castighi in questa vita, che sono i castighi temporali, e se pecchiamo gravemente meritiamo i castighi eterni, che sono quelli connessi alla dannazione. La Chiesa insegna che questo timore è un timore da coltivare, non è da disprezzare, ma è un timore ancora imperfetto. Il timore più grande, il più bello, è il timore filiale, cioè quello che teme Dio non perché ci commina i castighi temporali ed eterni, ma perché ci dispiace dargli il dolore dell'offesa che gli arrechiamo con il peccato. È un timore mosso dall'amore, cioè se io amo qualcuno tutto faccio meno che dargli un dispiacere, e questo è quello più perfetto. Ecco, ma non bisogna disprezzare nessuno dei due, è la stessa cosa, e poi concludiamo questa meditazione, anche questo era catechismo, non so quanti fedeli ce l'abbiano ancora chiari. Per ottenere il perdono dei peccati, quando andiamo a confessarci, dobbiamo essere pentiti. Nessuno può essere assolto dai peccati se non è pentito. I sacerdoti possono dire io ti assolvo i tuoi peccati fino al giorno del giudizio universale, ma se Dio non vede nel cuore il pentimento, nessuno dei peccati che abbiamo commesso viene rimesso. I sacerdoti non sono tutti come Padre Pio, che molte volte non assolveva e rimandava i penitenti proprio perché aveva il dono di vedere le coscienze e vedere che non erano pentiti. Ora, la Chiesa insegna, stasera proprio stiamo facendo lezioni di sana dottrina cattolica, che il pentimento ha due forme. Piacerebbe tanto che ci fossero tanti catechisti qui che avessero le idee chiare su questo per insegnarle anche ai bambini. Una è l'attrizione, si chiama, e l'altra è la contrizione. E che cos'è l'attrizione? L'attrizione è il dolore dei peccati, la detestazione dei peccati. Perché? La prima parte dell'atto di dolore, perché peccando meritare i tuoi castighi, cioè io detesto il peccato
ne provo dolore perché sono consapevole che con quello che ho fatto, se non mi sbrigo a confessarmi, me ne vado diritto diritto all'inferno, detto proprio in termini molto prosaici. Però l'atto di dolore prosegue dicendo: ma molto di più perché ho offeso te. E questa è la contrizione, che è il dolore del peccato, non perché con esso ho meritato l'inferno, ma perché ho offeso te, che sei infinitamente buono e che saresti degno di essere amato sopra ogni cosa. E che mi dispiace talmente tanto di averti tutt'altro che amato, ma piuttosto offeso, avendo peccato. È molto importante, figlioli miei cari, avere molto chiari questi concetti. Perché oggi si parla troppo facilmente dell'essere figli, dell'essere intimi, dell'avere la misericordia, ecco, dimenticando per tutto quello che viene prima. E quando si fa questo, sapete che succede? Che non si vive né da figli né da servi. Non è che si vive da figli dimenticando di essere servi. No, no, non si vive né l'uno né l'altro. Ci si illude di vivere di essere figli di Dio, ma in realtà purtroppo, pur in questa illusione, si è figli di qualcun altro e si mette a repentaglio la salvezza della nostra anima. Che il Signore ovviamente ce ne scampi e liberi. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.